Riccardo, lei è di Marotta, classe 1968, ma iniziamo dal suo lavoro. Fino a pochi anni fa avevo una ditta da termoidraulica e poi ho deciso di cambiare vita e buttarmi sul mondo dell'arte. Grazie all'interesse che stavano suscitando le mie opere sempre più forte, ho avuto questa voglia di cambiamento. Cosa è successo? Mi sono buttato in questo mondo anche perché ho un mecenate che comunque è alle mie spalle, mi ha affiancato un team di professionisti e quindi stiamo andando avanti in questo percorso intrapreso. Vogliamo dire che la sua non è la classica arte? La mia è un'arte concettuale dove io con materiali di recupero vedo delle cose e cerco di andarci a lavorare sopra e creare questo tipo di arte che vedete adesso. Poi ha fatto mostre ovunque fino ad arrivare a Monte Carlo. Sì, ho partecipato a diverse mostre. Mondolfo, Faenza, Falconara, dove tra l'altro vinsi nel 2005 un premio come miglior scultura e il titolo dell'opera è Lo Spirito. E poi ho partecipato a delle mostre a Milano, a Fabriano, e quindi questo interesse pian piano crescente mi dà forza di andare avanti. A Monte Carlo che cosa ha presentato? A Monte Carlo ho presentato un'opera che rappresenta l'inquinamento del mare che ad oggi sta toccando a tutti, il mare degli oceani che si sta purtroppo riempendo di plastica. La mia opera rappresenta proprio il mare inquinato da questa plastica. Come si intitola? Si intitola Il mare che non sfama. Fra quanti artisti è stato scelto? Erano più di 3.000 artisti, dove ne hanno selezionati 60 e sono rientrato tra questi e sono stato premiato fra i primi 10. Sicuramente una grande gioia, una soddisfazione. Una cosa inaspettata. Nelle sue mani il premio che ha vinto a Monte Carlo. Premio che mi è stato donato grazie all'opera che è stata esposta alla Biennale. Da quanti anni ha iniziato ad appassionarsi di arte? Fin da bambino mi dilettavo e divertivo a dipingere quadri che comunque mi facevano star bene. Ed andavo a rappresentare delle nature morte, dei paesaggi. Ho sempre comunque coltivato questa passione. Quindi oltre al talento occorre tanta passione, tanta perseveranza, un insieme di cose. Un insieme di cose, sì. È una cosa che a me fa star bene e me la sento da dentro. Ma vogliamo ricordare che lei ha dedicato una scultura alla sua città. Sì, ho donato un'opera al comune di Mondolfo ed è ad oggi qui a Marotta, a Villa Valentina. Quest'opera rappresenta purtroppo il problema dei morti in mare di ogni genere, tipo dal chi muore in mare per lavoro o chi attraversa il mare per trovare una nuova situazione di vita. E il titolo dell'opera è proprio La Speranza. A breve presenterà anche un sito internet? A breve presenteremo un sito internet. Stiamo lavorando per una collettiva che sarà nel mese di maggio del 2024. Nel futuro di Riccardo che cosa c'è? Nel futuro di Riccardo c'è me stesso che ha tanta voglia di creare e di far vedere quello che realmente è la mia arte. Questo è quanto. Vita nuova e lavoro nuovo e complimenti Riccardo e buon lavoro.